Ciao a tutti, oggi vediamo il plugin gratuito Premiere Composer che offre un pacchetto di transizioni effetti e testi animati per Premiere Pro. Premiere Composer è un plugin, quindi è un'applicazione aggiuntiva per Premiere Pro e che quindi deve essere installata, ma che ha una versione gratuita che comprende già al suo interno un insieme di effetti, transizioni e animazioni dei testi che sono molto interessanti e utili da poter utilizzare subito. Per prima cosa dovete ovviamente scaricare e installare il plugin, lo trovate appunto sul sito del produttore, comunque cercando Premiere Composer, e ve lo potete scaricare per la vostra versione del sistema operativo. Una volta scaricato procedete con l'installazione, molto semplice. Nel mio caso ovviamente ce l'ho già installato e vi chiederà di creare un account gratuito per poter accedere alla vostra libreria di effetti. Una volta installato potrete aprire il programma e andiamo così a vedere di cosa si tratta. Inserisco qualche footage di prova e prima di tutto dobbiamo controllare che il nostro plugin sia stato installato correttamente. Ci basta andare in Windows, Extensions e appunto vedere se appare Premiere Composer. Se non ci sono stati problemi con l'installazione lo dobbiamo vedere in questa finestra. Cliccando si aprirà appunto un pannello apposito di Premiere Composer che possiamo inserire dove vogliamo all'interno dell'interfaccia. Il pannello è molto semplice perché è molto simile a tutti quelli che già conosciamo di Premiere, quindi abbiamo il browser degli effetti dove possiamo vedere tutti gli effetti che ci sono, la possibilità di cambiare l'anteprima. Come vi dicevo, questa è la versione gratuita, poi è possibile installare comprandoli pacchetti aggiuntivi di ulteriori effetti cliccando qui, ma andiamo appunto a vedere quello che ci fornisce il programma. Cliccando su Starter Pack abbiamo tutto quello che è già incluso nel pacchetto gratuito. Tra le cose forse più interessanti ci sono proprio i text box e i text presets, che quindi vanno a darci una serie di preset fatti di animazioni di testi o di box di testo. Per quanto mi riguarda, i più interessanti sono proprio i text preset, perché comunque spesso se ne ha bisogno e quindi velocizzano tantissimo il lavoro. Non ce ne sono tantissimi nella libreria gratuita dell'Essential Graphics, inclusa, diciamo, nell'Adobe Creative Cloud, e quindi questo sicuramente ci aiuterà. Vedete che non sono tantissimi come quantità, perché ovviamente la versione è gratuita, però ci sono, diciamo, anche delle sottosezioni, perché alcuni effetti hanno la possibilità di avere tipi diversi di transizione. Inseriamone alcuni giusto per vedere come funziona. Per esempio, se noi dobbiamo creare una titolazione, possiamo inserire per esempio il primo. Ci basta trascinarlo oppure cliccare sul pulsante Add in basso a destra del pannello ed ecco che viene inserito. Ovviamente viene inserito con un testo di prova dove si può vedere l'anteprima di questo effetto. E automaticamente veniamo spostati da Browse al pannello Edit, che serve proprio per modificare le impostazioni del singolo titolo che noi siamo andati a inserire. Quindi per esempio qua possiamo mettere il nostro testo. Ovviamente abbiamo le impostazioni relative ai nostri font, e quindi alla formattazione, la grandezza del testo e la posizione se vogliamo spostarlo e la scala, così come anche la distorsione e ovviamente il colore, che abbiamo sempre una questione di un'impostazione sulla formattazione del testo, e poi abbiamo le animazioni in sé per sé. E il motion blur, molto importante, perché come sappiamo in Premiere il motion blur si può fare solo in alcune condizioni specifiche. Abbiamo parlato di un esempio in un video precedente. Quindi noi possiamo cliccare sull'animazione e ad esempio variare l'offset dell'animazione. Possiamo attivare il motion blur, questo ovviamente rallenterà leggermente la preview, ma chiaramente avremo un effetto animato anche più realistico, quindi possiamo anche cambiarne i valori. Ovviamente noi possiamo andare a sovrapporre il testo a un'immagine che abbiamo già presente, magari ci cambiamo il colore, e possiamo naturalmente cambiare anche la lunghezza del nostro blocco di testo e quindi di conseguenza verrà poi adeguata anche l'animazione a questo cambiamento. Quindi tutto qui, questa è la semplicità con cui si inseriscono questi effetti e si vanno a modificare, quindi chiaramente molto veloce. Possiamo anche salvare un nostro preset con questa impostazione in modo che se vogliamo poi applicarlo ad un altro testo abbiamo già tutto e non dobbiamo inserirlo nuovamente. Questo vale per tutti questi tipi di effetti, quindi vedete che ci sono veramente tanti. Possiamo cambiare lo zoom per vedere il tipo di effetto presente, e vi dicevo che alcuni hanno anche delle impostazioni, quindi quelli che prevedono un'animazione in una direzione specifica possiamo anche variarli.
Altra cosa interessante, io ho creato questo testo, ma magari voglio cambiare e voglio cambiare con un'animazione di questo tipo. Allora vedete che ho Replace, che mi dice, ok, mantieni il testo, oppure mantieni il testo e le proprietà, oppure mantieni le trasformazioni, oppure mantieni tutte le altre proprietà, ok? Facciamo quello standard e mettiamo un bel replace. Ovviamente mi ha cancellato le modifiche che ho fatto, mi ha tenuto soltanto il testo, però mi ha cambiato il preset. Viceversa, se noi torniamo un attimo indietro e vogliamo cambiare ulteriormente, ne vediamo, vedete qua ci sono veramente delle animazioni molto belle. Prendiamo per esempio questo, dal basso, lo seleziono, seleziono anche il mio blocco di testo, andiamo su Replace e questa volta gli dico tieni il testo, però mi tieni anche tutte le altre proprietà. Quindi Replace, e lui effettivamente mi ha cambiato solo l'animazione, ok? Mi ha tenuto tutte le proprietà che avevo messo precedentemente e quindi adesso ho il mio nuovo testo già bello e pronto. Allo stesso modo funzionerà con i text box, che quindi sono, invece che animazioni di testo in quanto tali, sono proprio dei box di testo che posso andare a inserire. Singola linea o multilinea, quindi sono un po' tutti i casi più comuni in cui ci possono venire utili. Io li trovo molto utili e mi velocizzano quando c'è da lavorare velocemente con un buon risultato senza dover ricominciare ogni volta da zero. Anche qui possiamo andare a editare tutte le impostazioni, chiaramente saranno diverse, quindi in questo caso avremo anche il colore per esempio del nostro box, quindi possiamo andarlo a cambiare, eventualmente il bordo. Poi abbiamo le impostazioni del testo e le impostazioni del container, cioè del nostro quadrato che fa da sfondo. E quindi per esempio possiamo cambiare la grandezza del bordo se lo abbiamo. Possiamo ammorbidire i bordi rendendoli più tondi. Abbiamo anche l'opacità ovviamente sempre dello stroke che in questo momento io non sto utilizzando. L'opacità del corpo, diciamo così. E ovviamente possiamo anche aggiungere o diminuire il padding, cioè quindi dello spazio, del margine attorno al testo. Quindi possiamo personalizzarlo anche in maniera abbastanza approfondita. Non solo, perché l'altra cosa interessante è che non ci sono soltanto transizioni e animazioni sul testo, ma ci sono anche, già incluse nel pacchetto gratuito, delle vere e proprie transizioni da usare tra una clip e l'altra e soprattutto anche dei suoni, che sono sempre molto utili per accompagnare delle transizioni o appunto delle animazioni in generale. Cliccando possiamo ascoltarli oppure semplicemente inserirli dove necessario. Se io prima di inserirlo vado a selezionarlo, ecco, sentite che così è più alto e così è più basso. Oppure lo posso ascoltare al contrario. In ultimo, ma appunto non meno importante, sono le transizioni, molto utili. Anche in questo caso ovviamente non sono tantissime, però sono assolutamente utili. Vedete, ci sono degli slide che possono essere anche qua cambiati di direzione facilmente. Digital glitch, fade to black, un effetto di luce, un pan, quindi un spostamento laterale di cui possiamo decidere quale utilizzare, una rotazione, un shake e ovviamente uno zoom in e zoom out dinamico. Ne proviamo uno, inseriamo un'altra scena. Per farlo anche qui posso semplicemente trascinare o cliccare su Add, l'effetto è lo stesso, vedete che avrò diversi layer già pronti che sono quelli che mi permetteranno di creare l'effetto. In questo punto possiamo trascinarli dove vogliamo e poi spostarli, lo lasciamo calcolare. Vedete che mi ha creato queste due tracce, dove c'è il taglio in questo caso è il punto in cui è necessario inserire in corrispondenza del taglio anche delle mie due clip la transizione. E cosa molto importante, mi ha anche inserito l'audio della transizione, quindi noi andando in play possiamo già vedere l'effetto finito, ma possiamo anche provarne un altro. Per esempio in questo caso ne abbiamo due diversi, quindi possiamo decidere la direzione dell'effetto e allora semplicemente andiamo a cliccare. Abbiamo visto quindi Media Composer, la versione gratuita, che ci fornisce un pacchetto gratuito di transizioni, effetti e animazioni di testo molto utili da poter usare direttamente all'interno di Adobe Premiere Pro. Come al solito
fatemi sapere se il video vi è stato utile. Vi ricordo che all'interno del canale YouTube trovate tanti altri, non solo tutorial, ma anche altri format, sempre per chi è interessato al videomaking o più in generale a tutto quello che è la creazione di contenuti e le professioni creative, nonché anche il podcast proprio di creatività digitale sulle principali piattaforme audio. Potete anche contattarci e seguirci su Instagram e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.